Ecco a voi il nuovo mondo SCP, con creature mostruose e con pianeti che possono contenere queste creature. Non sai dove andare, non sai dove mettere piede. L'unico posto sicuro è questo laboratorio qui. Una domanda da porsi a tutti i costi è: riusciremo a sopravvivere dentro questo mondo oscuro? Sapremo riuscire a rinchiudere gli SCP? Nick, ci sei? Sì, ci sono, ciao! Ciao! Allora, oggi sai che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a trovare la prima cella degli SCP. Vieni anche tu, nonno, vieni, vieni, forza, forza, vieni, vieni. Ciao, ciao! Ciao, ok. Allora, praticamente io inizio a prendere le mie cose dalle stanze. Voi ce le avete tutte, giuste? Sì, io le ho già prese. Ok, perfetto. Allora, io mi prendo la portal gun, che è fondamentale. La spada di telekill, che anche questa è molto utile. Che figo, è quella piccone. Che uccide tutto. Sì. E poi soprattutto la keycard. La keycard è fondamentale, è super importante praticamente la keycard, perché con la keycard si fanno un sacco di cose. Ok. Eh sì. Io direi che possiamo partire praticamente. E sinceramente io, ragazzi, ho un po' paura, perché questo mondo è molto, molto particolare. Nick, dove sei finito? Forza, vieni. Sono qua, arrivo. Vieni, dai. Forza, andiamo. Allora, venite qua, salite. Questo è l'ascensore praticamente. Questa bellissimo. Ovviamente è l'entrata della nostra base segreta. E praticamente... mi sono scordato che chiaramente bisogna utilizzare la chiave per poter... Ma siete stati voi ad aprire? Cioè, è strano comunque. Non lo so. Oh, state svegli che è importante, eh. È importante, sì, state svegli. Certo. Ok, forza, allora andiamo. Praticamente la cella degli SCP si trova da queste parti. E già qui riuscite a notare determinate cose. Ma sì, che figata. Queste praticamente... Pianeti. Sì, sono tipo dei pianeti costruiti, che però abbiamo trovato così in questo mondo. E praticamente questi pianeti dovrebbero essere bellissimo. Dei laboratori vuoti degli SCP. Infatti adesso io direi di andare prima di tutto ad esplorare questi pianeti. E poi dopo e andare nella cella... Come facciamo ad entrare? Come facciamo ad entrare? Da questa parte, vedi? Praticamente questa è una delle... esatto, con l'ascensore si fa. E praticamente, vedete, qua... è molto bello, perché praticamente qua all'interno è tutta una cella degli SCP, e ogni pianeta rinchiude chiaramente una cella degli SCP. Comunque non prendiamoci in chiacchiere, dobbiamo andare al primo SCP di questo, diciamo, di questo mondo. Io sinceramente non so nemmeno cosa aspettarmi da questo SCP, perché sono tutti stranissimi in questo mondo. Io ho avuto l'opportunità di vedere qualcosa, e già da qua si vedono... Vabbè. Oh mio Dio. Ma è un macello, o sbaglio? È un macello per davvero. Niente, scendiamo. Ma è pieno di sangue. Ma qua c'è morto qualcuno, mi sa, eh. Sì, probabilmente. Non è normale. Non è normale, ma infatti. Ma ce n'è ancora. Oh, ma ragazzi, ma avete visto qua la cella? Ma non c'è neanche la porta. È distrutta. Infatti. Ma ci sono degli scheletri, tra l'altro. Sì, gli scheletri. Questo dovrebbe essere l'SCP 3199. Ma scusate, ma è davvero distrutto, eh. Non è normale come cosa. Mamma mia. È pieno di sangue, tra l'altro. Allora, io non so che cosa sia successo qui. Ho molta paura. No, l'hai sentito? Sì, ho sentito qualcosa. Ma sento degli urli. Vagamente, molto vagamente. Guardate. No. Allora, tranquillo, lo so che tu stai già iniziando ad aver paura. Anche tu, Nick, è normale aver paura di queste cose. Però adesso dobbiamo farci coraggio, perché siamo qua per esplorare il mondo. No, ma te non hai... Ma senti gli urli? Oddio. Non possiamo ad urlare, ma pure quella parte dell'SCP è rotta. Ma sono davanti a noi, quei cosa sono? Cosa sono quei cosi là? Oh mio Dio! Perché la porta è distrutta, porca miseria! Chi è stato a distruggere? No, raga, no. Oh, no. Dietro! Che schifo! No! Oh, Dio mio. No, che schifo! No, raga, è impossibile! Cosa sono? No. Avete dei blocchi, invece che fare questa cagata! No, blocchi! Ma porca miseria! No! Dobbiamo correre! Porca... Uscite! Sono fuori! Dove sei? Vieni qua! Qui? Oh mio Dio, mi sono salvato in una maniera... Oh mio Dio! Raga, no, zitto un attimo, non iniziare a chiamarmi Duni, se no Nick ti faccio fuori qui ed ora, non sto scherzando, eh! Porca miseria! Allora, mi sono salvato, praticamente Oddio. Ho usato la portal gun, ho messo un portale sotto di me, un portale là sopra, e altrimenti quegli SCP mi facevano fuori. E comunque dobbiamo entrare lì dentro, qualsiasi cosa accada. Allora, facciamo così, ci viviamo in questo modo. Qualcuno vada a prendere dei blocchi, qualcuno ha dei blocchi qua? Io so, tre di coso, di terra. Non bastano minimamente i tre di terra. Li spacco. Ma se vuoi li vado a prendere io. Ok, allora, tanto quella cella è completamente distrutta, quindi anche se mettiamo dei blocchi, anche se scaviamo... Non credo cambi molto. No, infatti, ormai quegli SCP saranno scappati dovunque, saranno in giro per il mondo.
Qua anche le pecore sono strane, porca miseria, in questo mondo. No, povere dovrebbe... pecore. No, io comunque mi sono, cioè, mi sono sentito male, letteralmente. Cioè, non... Ma hai visto? Ma poi che cos'erano? Cioè... allora, in teoria, l'SCP-3199, ma tu ne sai qualcosa di questo? Sì, so qualcosa riguardo, però non so proprio molto. Cioè, so che hanno delle uova nella pancia che le vomitano per... le fanno schiudere, ecco. No, vieni su, non lo fare mai più. Oddio, mi hanno quasi ucciso. Lo so. No, ma sono orribili poi. Nick, ma dove sei finito quindi? Ti sono stiamo aspettando. Sono qua dietro di te, ho portato la pietra. Ok, per fortuna, bene, grazie mille. Allora, adesso facciamo così, raga, è complicato, eh. È complicata da fare. Allora, io ho un'idea. Molto complicato. Io direi di scendere sotto, chiudere immediatamente, poi dopo, tipo, davanti, no? Capito? Non possiamo. Come no? Sono subito lì, sono proprio, appena scendi, sono davanti a te. Usiamo la porta, Algan, allora. È l'unica cosa. È l'unica cosa che possiamo fare. Allora, aspetta, voi mettete un portale fuori, perché nel caso ci dobbiamo salvare. Oh, ricordatevi però il portale arancione, il tuo, e il nostro un altro, capito? Cioè, nel senso, dovete mettere quell'altro per poter passare. Però il tuo è di un altro colore, mi sa. Sì, tranquillo, vabbè, il mio è particolare. Allora, praticamente scendo io, metto sopra e poi salgo subito. Ok. Porca, te la fai? Ok, sì. No, pure loro arrivano. No, è vero. No. Come fai? Come facciamo? Come fai? Sinceramente non lo so. Però posso farmi un pillar. Ok. Ok, no. Ma veniamola sotto da te, per caso? No, raga. Ti serve aiuto? Porca miseria, è un totale casino qua. È un totale casino. Allora, posso bloccarli così? Ok, allora. Okay. È un casino, raga. È un casino totale. Non sapete che caspita sta succedendo. Poi fanno delle urla. Terribili, ma proprio che mi squarciano le orecchie. Lo so, è quelle che ti dicevo. Lo so. Allora, cerchiamo di riuscire a fare qualcosa qua, perché sennò. Allora, io sto scavando, ok, in teoria qua ho forse risolto. Io cerco di chiuderli qua dentro, attirandoli magari anche. Guardate, io mi sto impanicando totalmente, perché qua, mamma mia, raga, è veramente un casino. Cioè, se ti serve aiuto, diccelo. Ok, guardate che queste urla però sono forti, dovreste parlare un attimo più forte. Ok, facciamo così, bene. Dobbiamo scendere da te per caso? Allora, in teoria io ne ho bloccati alcuni, quindi vediamo. Allora, se la situazione degenera, semplicemente io lo dico e urlo. Okay. Va bene. Comunque, noi scendiamo. Vi dico immediatamente se potete scendere, perché allora prima di tutto direi di togliere i portali. Ok, vediamo un attimo, così non... se ce ne sono altri... Ok, allora, non sembra ce ne siano altri. Quindi, già qua è un plus aggiunto, magico, perfetto. Ok, allora, facciamo così, io metto un portale, voi scendete. Ok, forza, scendete. Okay. Non c'è nessuno, vero? Non c'è nessuno, tranquilli, state tranquilli. Ve l'avrei detto se ci fosse stato qualcuno. Adesso no, io... No, gli urli. Lo so, allora, praticamente cosa faccio? Devo ricordarmi che il portale è da mettere e questo... Cosa? Oddio, cosa? Mi sono preso un colpo. Lo so, dobbiamo chiudere sta porta. Ok, perfetto, abbiamo chiuso, forza, entriamo. Allora, guardate, è pericolosissima questa cosa, ve lo sto dicendo. Cioè, io mi sto completamente impanicando, perché è super difficile. No, non mangiamo, dirlo a me, io mi raccomando. Usate le portal gun se nel caso, mi raccomando. Ok. Allora, io direi, ok, praticamente siamo qua dentro. La cella è completamente distrutta, è qua, io vedo che c'è una cassa. E all'interno di questa casa c'è un GPS, raga. Allora, GPS? No, ok, usciamo. No, allora, ma... ho capito tutto, adesso vi spiego, ho capito tutto. Allora, praticamente... Chiudo, Ok, chiudi, almeno quelli che ci sono ora forse non escono, ma la vedo dura, è solo terra, quella la spaccano in secondi. Durerà un poco. Esatto, allora, usciamo immediatamente da qua. Le porta gun ci hanno salvato la vita, letteralmente, se no sarebbe stata la nostra fine totale. Allora, vi spiego come funziona questa cosa. Questo praticamente è un GPS, si chiama anche GPS. E praticamente questo conduce verso l'SCP-3199. Secondo me, io ho un'ipotesi, questo è l'SCP originale, tipo. E penso che i ragazzi della fondazione, quelli che lavorano, gli scienziati, i tecnici che lavorano alla fondazione SCP, L'abbiano marchiato, così possono tenere traccia di dov'è. Esatto, oppure per qualcuno... Probabilmente con l'impeto tipo di riuscire a far qualcosa, l'ultima cosa probabilmente avranno messo su alcuni degli SCP dei GPS per poterli trovare. Esatto. Infatti, se vedete, la cella è completamente distrutta. Ma questo qua vuol dire che è scappato, allora.
è scappato sicuramente, ma sicuramente, infatti guarda, mi dice che è verso 169-170 blocchi. Ok, se io vado da questa parte mi sto allontanando, 169 metri. Ci devi andare da questa parte. Ah, allora. Ok. Ma, esatto. Ma come, è vicinissimo. Infatti dobbiamo stare attenti. No, State attenti, cercate di tenere la porta al gun in mano e ma soprattutto esatto, cercate di tenere la spada, cerchiamo di stare attenti non ce perché l'ho. Chissà com'è poi questo SCP, ragazzi, perché dovrebbe essere un SCP speciale se ci hanno messo il GPS. E io veramente non so che cosa aspettarmi. Ok, noi stiamo continuando ad avvicinarmi. Io, se sentite, mi sto completamente impanicando, perché questa cosa mi sta mettendo molta, molta paura. Ma io sto morendo, sto morendo dentro. Lo so, ma infatti vi sento, tranquilli. È normale questa cosa, se morire dentro, aver paura di questa cosa. Allora, dobbiamo attraversare questo fiume. Oddio. Però voi parlate! Ma ho paura, sai com'è? Non insieme, non si è capito niente, Nick, che caspita hai detto? Secondo te sarà più grosso degli altri, questo qua? Non lo so, forse. Allora, sicuramente... Raga, lo vedo, raga, lo vedo. Dove? Ho visto qualcosa lì nella foresta, dove... Là c'era una tenda, vedo una tenda, allora. Fermi un attimo. Che altro sangue? Seguitemi, praticamente dobbiamo... Allora, noi, il nostro compito, ovviamente, è quello di portare all'interno dei pianeti questi SCP e bloccarli, ok? Ah, ok. Io immagino che se riusciamo a catturare queste SCP che hanno marchiato, diciamo, gli scienziati, probabilmente noi riusciremo anche a bloccare in un certo qual senso anche gli altri. Perché forse gli altri non hanno tutta questa potenza e forse invece questo... No, è orribile. No, tranquillo. Mio Dio, è orribile. Se ci vede la fine, eh. È là, infatti lo vedo e lo so che è la fine. Ma infatti dobbiamo avvicinarci per cercare di catturarlo. Ma te sei matto? No, ci vai te. Sugli alberi. Anche sugli alberi sarebbe una buona idea, però... Allora, vediamo un attimo. Allora, Nick, però quello che mi stai facendo è un po' pauroso come cosa. Vabbè, è orribile. Cosa? Tranquillo, nonno, tranquillo. Nick, non andare davanti tu. Lo vedo. Ok, bene che lo vedi. Allora, ok, mi sa che lui vede noi però, Mi sa che lui ci ha visto. No, raga, si sta avvicinando. Raga, attenti, tenete la te la con cosa. Te. Lo so, mi sa perché mi ha visto. No, sta. No, raga, ne sta spawnando altri. Sentilo! Ma quanti sono? Ora avete capito. Non erano così tanti. Ho piazzato un portale per scappare. Ok, bravo. Tu ricordati il portale che hai piazzato e poi piazzi un altro, così riusciamo a scappare agevolmente. Allora, come faccio ad arrivare da te? In questo caso non lo so, ma lui si mischia praticamente, come se avesse creato degli sosia. Ma secondo me lui è quello che riesce probabilmente. È lui questo, vedete? Quello Quale? Che... È questo qua, secondo me. No. Sta attento. Porca miseria. Allora, vi spiego la mia teoria. Secondo me, questi SCP riescono, sono SCP particolari, riescono a creare tipo delle cose, diciamo, in più, altri SCP in più. Sì. Simili a loro, praticamente. E tutti questi SCP, io praticamente adesso inizio ad uccidere. Raga. No! Mio Dio! Come fai? È la fine! No! Porca miseria! Porca guarda, miseria, guarda ragazzi. Cosa hanno fatto. L'uovo. Adesso, luogo, no. Almeno c'è un uovo. Sì. No, qua dobbiamo distruggere questo uovo qui, tutto. Una volta spaccato, se ne crea un altro. Ma davvero? Un altro piccolino. Non mi dire, ti prego, non mi dire. Stai attento, dobbiamo stai attento. Dobbiamo ucciderli prima che facciano altro casino, perché sennò il nostro mondo diventerà un casino totale. È impossibile viverci dopo se continuano ad esserci. Ma possiamo uccidere, esatto, stai super attento. Allora, Nick, io ti sto sentendo bassissimo, mannaggia te. Ok, no, si possono uccidere però. Ok, perfetto. Però crea le uova. Daia! No, scappa. Aiuto! Allora, vediamo se la tua teoria è esatta. Se io... Hai ragione. Allora, se io piccono le uova, praticamente scompaiono, ma non credo che si rompano. E questo è il fatto, capito? Scomparire non è rompersi. Ok, bravo, Nick, bravo, l'hai catturato. Questo uccidiamo. Ok, mi hai dato un uovo. Davvero? Il GPS cosa ti dice? Sì, è là. Allora, il GPS è qua vicino. Ok. Ma come? Ma non lo so, allora cerchiamo di catturarlo sto qua. Forse l'ho visto, quello lì. Sì. Allora, secondo me potrebbe anche aver paura questo qua. Infatti sta scappando. Dai, no. Sta scappando. Come si faceva a catturare? Raga, allora, aspetta. Non lo so, io non ho piazzato alcun portale all'interno della cella. Allora, no, secondo me ho capito come si fa. No, aspetta, non sto capendo. Com'è che si faceva? Ok, si fa, ho capito come si fa. Ok, perché questa portal gun è una tecnologia strana, capito? Noi non l'abbiamo mai utilizzata. Allora, lui sta scappando però sto qua. Perché sta scappando? Esatto, dobbiamo correre, dobbiamo prenderlo. Dobbiamo andare a prenderlo. Ma poi, vedete, cioè, è come se avesse un'intelligenza propria. È pieno di sangue, peraltro, qua. Oddio, e stava vivendo tipo in un campeggio, tipo. Oppure magari ha ucciso delle persone che stavano in un campeggio. Secondo me lui... ti immagini, no. Secondo me che lui brutta ha, tipo... fine che avranno fatto, allora.
Sì. Guarda, secondo me lui ha ucciso qualcuno qua. Oppure, secondo me lui ha un'intelligenza particolare, migliore rispetto agli altri. Maggiore guarda... rispetto agli altri, esatto. Sì, perché per forza, se no, deve avere qualcosa di speciale, se no gli scienziati non avranno messo un GPS, non avrebbero messo un GPS a caso. Oh, cerchiamo di catturarlo, no, però non riesco a questa distanza. Ma come fai? Non lo so, e poi stiamo attenti perché se questo qua ci spawna qualcos'altro, diventa ancora più difficile la storia, ed è meglio cercare di non provocarlo. Però ha paura di noi. Lo so, potremmo attirarlo vicino alla base. È vero. No, magari però... qualcuno di noi fa un buco e noi l'attiriamo all'interno, così viene bloccato. Perché sennò magari la distrugge. Cosa hai detto, Nick? Non si è capito niente. Non vicino alla base, perché magari la può distruggere. Oh, no. No, vabbè, raga, attenzione. Ma non riesco a catturare. Ma perché? Ma poi. Ma non si riesce a catturare. Qua? No, fermi un attimo. Fermi, Nick, vai indietro. Sembra che lui ci voglia portare. Avete visto come si sta comportando? Secondo me lui ci sta tirando in trappola, raga. Cioè, allora non seguiamolo. Svegli. Allora andiamocene, basta. No, dobbiamo catturarlo. Dobbiamo in qualche catturarlo. Modo. Perché ci ha portati in questo posto? Guardatelo. No. Cioè, non ci sta facendo niente. Allora, ci sta attirando, raga. Ci sta letteralmente. No, vedete. No, di nuovo? Di nuovo? Mi sa di sì. Allora, noi dobbiamo anche muoverci perché il tempo sta finendo. No, attento! Oh! No, porca miseria. Io c'ho un portale per scappare, eh. Ok, perfetto. Raga, attenzione però, Guardatelo, è lì. Allora, forza, corriamo. Dobbiamo prenderlo. Esatto, dobbiamo provare a prenderlo, dai. Ok, però parlate bene, mi raccomando, perché voi mi sembrate completamente rincoglioniti oggi. Ma... cioè, senza offesa per voi, però, insomma, state attenti. Perché, allora, ci sta portando in un posto, allora, no, io direi di seguirlo. E ci sta portando verso quella struttura lì. Ma non è che è una trappola? Potrebbe benissimo anche essere una trappola, essendo ma non me ne frega. Essendo lui più intelligente, cos'è? Noi siamo più preparati, tanto abbiamo le portal gun, non ci può far niente. Esatto, hai ragione. E poi guardate qua, cioè, vedete. Che cos'è sto posto? Robe. È terribile. Secondo cos'è, me è una fortezza? È una costruzione tipo che... ma avrà fatto qualcuno di loro, degli SCP? Ma io non l'ho fatta. Forse non perdiamolo di vista però, perché potrebbe scapparci sto qua. Dobbiamo catturarlo, il nostro scopo è catturarlo effettivamente, capito? Quindi non possiamo... sì. Allora, quindi devo anche mangiare perché sto morendo di fame, mannaggia. Devo ancora aver fame in questa situazione, cioè veramente... ma cos'è questa struttura? È anche molto bella. Oddio, non lo so. Dove è entrato? Dove sta entrando? L'ho visto che è entrato dentro la montagna. Cos'è successo? Ma che posto è questo, raga? Ma è una caverna. Cos'è? Non lo so, però io direi di catturarlo. Forza, adesso... ma non passa. Lo so, aspetta. No. Qualcuno vada al pianeta. Veloci. Ok, corro. Fermi. Dobbiamo bloccarlo qua dentro, perché sennò scappa. Ma guarda, cioè non sembra nemmeno voler scappare. Questo è il fatto, capito? Poi dopo comunque togliamo queste cose, perché mi sembra una cosa costruita apposta. Non vorrei tipo distruggere, far qualcosa di male. Magari si arrabbia. No, sta cercando di scappare, raga. Sta cercando di... Non dobbiamo farlo scappare. Nica i blocchi. No, okay. Li trovare tutti ad Unis. Ok, allora fermi. Non sto capendo niente. Dobbiamo cercare di capirci qualcosa qua. E soprattutto, chi è che è andato al portal al pianeta della Terra? Io ci sto andando. Passami la tua portal gun, forza. Vieni. Ok, grazie. Nonno, allora, tu ci sei, giusto? Sì, ci sono dentro. Ok, infatti vedo che un portale è già attivo. Allora, quello che devo fare io adesso è molto semplice: mettergli il portale sotto i piedi e non... Oh, c'è andato, perfetto. C'è passato qua dentro. Ok, perfetto. Come facciamo adesso? Vieni, dobbiamo passare anche noi però, perché sennò... Vi apro. Ok, no, tranquillo, ok. Aprici, vai. Okay. Vai, gli ho aperti. No, io sono son morto, raga, Nick, perché sei... Ma porca miseria, Nick... Mannaggia. Ok. Chiudi. Ho chiuso portali. Aiutami. Forza, che qua sono rotto. Come faccio? C'è l'SCP. Mannaggia, oh raga, che cazzo. Ma c'è veramente, cosa sta succedendo? Oh, veloci. Entra, apri. Ok. Entra. Ok. Attenzione, non deve entrare, per carità. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Oddio, grazie. Fatta contenerlo, che è veramente intrappolato. Porca di quella miseria. Praticamente questi pianeti offrono una possibilità di contenimento maggiore, perché appunto sono in aria. È impossibile che loro scappino. Quindi se cadono rischiano di morire, esatto. Esatto. Però davvero in questo mondo è pieno di questi SCP. Allora, io direi di utilizzare questo punto di teletrasporto verso il nostro laboratorio, che praticamente qua continua, vedete? Continua da questa parte ed è sempre in costruzione, chiaramente. E da questa parte, invece... si esce ed eccoci qua di nuovo nel laboratorio. Ecco il nostro fantastico laboratorio. Ok, perfetto. Qua ci invece possiamo stare tranquilli e riprenderci le forze, insomma.
Veramente, io spero che insomma, riusciremo a contenere tutti quanti gli SCP che ci sono in questo mondo. Spero che le altre celle perlomeno non siano distrutte, ma ne dubito. A quanto vedo, purtroppo, questo mondo, io ho un brutto presentimento riguardo questo mondo, davvero. Anch'io, abbastanza. Ragazzi, come vedete, questo SCP ha fatto anche un mini figlio, tipo, se vedete. È orribile. E questo è l'SCP della scorsa volta. È orribile, lo so. Invece qua c'è tipo la madre. Che schifo. Oddio, che... Madonna, se fa schifo sta qua. Allora, niente, andiamo avanti. Vi volevo anche far vedere questa parte. No, ritorna. Praticamente qua c'è il diciamo il GPS dell'SCP 3199. Tu, nonno, sei completamente un oggi sono un po' fuso, scusa. Ok, bene. Allora, iniziamo ad uscire comunque. Allora, l'SCP che dobbiamo vedere oggi si trova, diciamo, a sinistra della, diciamo, del nostro laboratorio. Ok. Quindi, bene, dobbiamo incamminarci. Chissà quale sarà l'SCP. Ma sai cos'è? No, allora, io ho trovato la cella che ho già visto che era un po' distrutta anche soprattutto dall'inizio. Pure? Sì, purtroppo come sì. Quella scorsa? Sì, come quella scorsa. E mi sa che sarà il modus operandi di tutto quanto il nostro lavoro. Oddio. Che faremo qua, ecco, appunto. Perché, diciamo, non lo so, secondo me in questo mondo è successo qualcosa con questi SCP. Ma infatti, ma che razza di mondo è questo? Non lo so, di certo non è un mondo normale di SCP. Questo poco ma sicuro. Sì. Anche se comunque mi sembra un po' complicato trovare la cella perché io ho una memoria... Non ti ricordi? Bruttissima, no, no, no. Però forse da qui, da qua sopra, possiamo riuscire a ritrovare il posto dove si trova appunto questa cella. Mannaggia. Beh, se c'era del sangue la troviamo facilmente, o... Oh. Sì, ma infatti c'era del sangue. Ah, eccola qua, l'ho trovata? Trovata? Sì, tranquilli. Per fortuna io sono una persona che ha molta memoria, quindi l'ho trovata. Allora... Ma c'è sempre del sangue? Ma guarda. Sì, ma cos'è questo materiale nero? Io non me la ricordavo però questa carne qua Ma infatti, ma che è? Allora, aspetta un attimo, cerchiamo di togliere. Ma cos'è sto schifezza? No, che schifo. Deprived mess. Sarebbe tipo la carne deprivata. Mess? Cos'è che vuol dire mess? Non macello, lo so. Casino. No. Boh, vabbè. Se sbaglio, credo. Non lo so. Comunque tieni a tu per sicurezza, dato che sei vecchio. Che schifo. Okay. Ma che schifo. Scendiamo, lasciamo perdere, guarda. Allora, la cella è qua. E dentro vedo qualcosa di eccola. Strano. Non so, ma cos'è? Ma è tutta rotta? Sì, ovviamente è tutta rotta. Che cos'è quel ecco, coso? L'SCP-999 mi sa. 096 Nick, c'è anche il coso, il... È cieco lui, vedo un po' male. Cos'è sto coso? Allora, 096. Non so. E perché fa sto suono orribile? No, lo voglio uccidere, cos'è? È pure putrefatta, che schifo. Sì. Allora, questa qua è sempre la Deprived Mess, quella che avevamo visto, che non, sinceramente non so che cosa sia. Ma okay. La cella è tutta distrutta, però. È sempre tutta distrutta, come al solito. Oddio. Ci sono dei cadaveri, degli scheletri. E poi qua dentro, se entriamo, allora c'è la cesta sicuramente, quindi questa è una parte positiva perché appunto possiamo ritrovare... Però la rotta è scappato, mi sa, SCP-096. Esatto, la rotta probabilmente e quindi è scappato. Ma comunque c'è il GPS di SCP-096, infatti si chiama anche 096, quindi perfetto. Ah, perfetto, perfetto. Adesso dobbiamo anche andare a trovarlo. Ragazzi, io vi devo dire la verità, ho molta paura di questa situazione perché non so che cosa... perché stiano succedendo queste cose. Non so che cosa ci sia in questo mondo, è tutto quanto troppo strano. È molto strano. E più che altro una cosa, dove lo mettiamo? Perché noi lo dobbiamo catturare, no? Lo dobbiamo mettere in un post. Caspita, hai ragione, la forza. Dobbiamo esatto. Andare. Allora, dove dite? Dite di andare in questo pianeta giallo. Tu, Nick, cosa dici in questo pianeta? È bello sì, grande, però. Ci potrebbe anche stare, forse anche più in SCP. Ma sei sicuro? Perché non... Cioè, vediamo, perché non lo so. Questi laboratori vediamo, sinceramente non li ho nemmeno mai visti, quindi non lo so. Allora, no, secondo me no, qua no. Perché... Sicuro? Boh, non lo so. No, questo qua mi sa che va bene per l'Old Man. Ecco, esatto, quindi allora no. Ok. Perché già dall'entrata ho capito tutto. Invece cerchiamo di capire direttamente quale... appunto pianeta utilizzare. Magari forse questo qua azzurro, forse. Secondo me questo qua azzurro va bene, quello con la spada dentro. Che... Ah, ok. Poi comunque esteticamente sono anche molto belli questi pianeti. Sono bellissimi, infatti. Veramente bravi a chi l'ha fatto, cioè nel senso non so comunque cosa sia successo qua, perché questi pianeti ci siano, però comunque sono belli. Cioè, sembra che comunque secondo me sia stata la fondazione SCP che ha fatto questa cosa. Ok, allora concentriamoci bene, lo faremo qua. Allora, io direi di mettere già subito la portal gun qua dentro. Ok. Ho messo il portale azzurro io, quindi... Va bene, va bene. Concentriamoci. Ok, bene.
Allora, quindi dobbiamo andare verso l'SCP. E mi pare da questa parte. Mi pare di sì. Quindi forza, venite da questa parte. Seguitemi e voi, statemi dietro. Sì, ti inseguiamo. Allora, vediamo un attimo. Guardate che non so che cosa succederà in questa, in questo caso. E mi sembra che sia più da questa parte. Esatto, è più da questa parte. Sicuro? Sì, sì, sì. Secondo te cosa farà quando lo troveremo? Nick, per rispondere alla tua domanda, comunque, secondo me, appena ci vedrà, farà uscire altri SCP come quelli là. Quindi dobbiamo stare attenti. Assolutamente sì, dobbiamo stare attentissimi, perché chissà che caspita potrebbe succedere. Allora, avviciniamo, eccoci qua, lo vedete? Allora, oddio, io direi oddio, di cercare... Oddio, ma è là! Sì, lo so. Allora, direi vuoi già provare a catturarlo? Proviamo. Allora... Stai attento, però, questo qua lo so, ma devo... sa che è cattivo. Devo andarmi... Oddio, no, oddio! Ecco, non guardarlo. Allora, ok, guardarlo. Uno è andato, però no, dobbiamo catturare quello originale, porca miseria, forza. E non guardarlo, stai attento. Lo so, ma tanto, ma perché ma, sta... faccia, ma raga, ma guardate, ma sta strisciando letteralmente, ma che caspita sta facendo? Ma non si sa, è come se stesse appunto scappando di nuovo da noi. Ma perché tutti ma quanti? Ma perché lo fanno? Non lo so, anche lo scorso stava scappando da noi, ma questo lo fa pure strisciando peraltro. Allora, cerchiamo di uscire da questa parte. Ma strano, infine non strisce. Ok. Lo so, in teoria si dovrebbe alzare in piedi, ma non lo sta facendo. E mi sembra strano. Guardate che sta andando di nuovo. No, non mi dite. Scusate un attimo. Dove sta andando? Questo posto mi sembra abbastanza familiare rispetto alla scorsa volta. Attendo che lo perdiamo. Da questa parte lo vedo. Lo sapevo, ma sta andando al ponte, raga. Anche lui? Sì, anche lui. Ma perché? Perché? Perché lì c'è un qualcosa. Lì c'è un qualcosa. Guardate, vorrei dire qualcosa, ma vorrei evitare perché sennò sarebbe un po' scurrile. Sono sicuro che lì ci sia qualcosa che li attira. Qualcosa di strano, sicuramente qualcosa di oscuro. Qualcosa che non me lo spiego e che fa anche molta paura, sinceramente. E io infatti ho ma siete dietro di me, ok, perfetto. Sì, sì, siamo dietro di te. Ok, forza, andiamo da questa parte, cerchiamo di seguirlo. Ma è andato. Ma perché sono attratti da questo ponte? Da io non ho capito. No, sta, ok, però attenzione a non guardare. Si è bloccato? Come? Si è bloccato? Non si muove? Cosa gli è successo? No, no, attento. Ma lui è tipo la sua cosa. Ma questo qua è uno vero. Sì, lascialo stare, poverino, che tanto non fa niente. Non guardatelo. Anzi, non guardatelo. Scusa un attimo, devo mettergli il coso qua sotto il portale. No! Raga, attento, stai attento, stai attento, raga. Che dopo se inizia a urlare è la fine. Esatto. Vabbè, lasciamo perdere. Nick, non cadere nel portale. Non guardarlo. Ovviamente, io ho detto di non cadere nel portale. Che cosa fa l'imbecille? Cade nel portale. Non cade nel portale. Oh, ti sembra il caso di ridere? No, in una situazione come questa? Ecco, dai, vabbè, va. Guarda. Okay, io non lasciamolo lì. Sì, eccoti, ciao. No, vai, sto arrivando. Forza, dobbiamo andare a catturare l'altro. Ma è ancora va qui bene, dentro. Va bene. Vediamo se sta ancora di nuovo al portale. Perché magari usa questo ponte per andare da qualche altra parte. Nel dubito, secondo me è andato lì. Però, diamo esatto, il beneficio. Secondo me, come l'altro, ti ricordi? Sì, sì, ma l'altro, infatti, era andato da questa parte. Ma poi il bello è che non escono nemmeno da questa parte. Cioè, vengono qua e aspettano. Cioè, ma, mi sembra strano. Ma perché? Aspetta di essere catturato. Scusa, adesso cerco di spingerlo un attimo. Attento, ok. Ma allora, raga, non mi sembra normale. Cioè, mi sembra fin troppo semplice questa cosa. Cioè, sai che è vero. Però tu sei un completo. Guarda, io con te. Allora, scusa, ma quante. Scusa, ma concentrarsi per un minuto su una cosa. Ma ce la fai, porca miseria. Ma cioè, per favore, stiamo cercando di catturare un caspita di SCP. Tu che caspita fai? Cadi come un anvil in testa ad un rincoglio. Cioè, veramente. Svegliati. Sono ok, tornato. Vieni qua. Sei tornato. Che caspita di voce fai pure? Attento. Ok. Ok, mi è sembrato strano comunque. Oddio! Oddio, no, stavo per guardarli. Di più, non guardateli. Non guardateli. Nick, dove sei? Questi spaccano tutto. Non mi ha fatto entrare. Non mi ha fatto entrare. Ma che ma sai cosa fai adesso? Torni a casa da solo. Torni a casa da solo perché io mi sono stufato di te, ok? Forza, vieni nonno. Ok. Ok, andiamo. Allora, adesso cerchiamo di fare una cesta. Hai del legno? No, non so del legno, lo vado a prendere. Vai a prenderlo da là, adesso praticamente. Sì, sì. Facciamo una cesta, mettiamo, diciamo, come cazzo si chiama, il coso qua dentro, dentro il pianeta azzurro. Ok. E appunto, questo sarà il GPS di 096. Nick, ma ci sono... Oh, Nick, allora, vieni qua, vieni fuori. Vieni immediatamente. Arrivo, che succede? Ci sono gli eyeball, sono praticamente degli SCP molto particolari perché ti catturano la vista. Sì, 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 tu ammazzali e attenzione che questi qua esplodono e fanno male. Altro. Ok. Cos'è che fanno? Oddio. Esplodono, ti catturano la vista. Sono infettato.
Ti hanno infettato. No, cos'è che ti hanno dato? È vero. Eyeball infestation. Sì, praticamente dovrebbe essere un effetto. Non so come funziona esattamente questo genere di SCP. Comunque, qua il pianeta, guarda cosa ha fatto praticamente. Questi pianeti qua stanno diventando tipo un po' maledetti, secondo me. Ma perché stanno contenendo gli SCP. Quindi, secondo me, o alziamo il grado di contenimento di questi pianeti, oppure va a finire male, secondo me, perché... Vedi, cioè, già questo qua sta iniziando tipo la roba rossa, però. A sanguinare. Secondo me è sangue, cioè, è abbastanza palese. Ma che schifo. Sì. Boh, vediamo un attimo come andrà avanti questa storia con i pianeti. Intanto noi dobbiamo dirigerci immediatamente verso l'SCP di oggi, perché dovremmo capire bene cosa succederà ancora. Perché, se tu ti ricordi, gli scorsi due SCP, praticamente, che mi pare fosse il 096 e il 3199, non mi ricordo più il numero, comunque altri due praticamente, cosa hanno fatto? No, ce ne sono altri, sono spawnati da noi. È stata un'infestazione, cioè quella cosa là, l'effetto. Sì, esatto, andiamocene, lasciamoli perdere, perché sennò qua diventa un casino. Praticamente però gli altri due SCP, stavo dicendo, sono, diciamo, andati verso quella direzione, dove c'è tipo un ponte che conduce verso appunto una direzione. Ma entrambi SCP, ora non è una coincidenza secondo me, non è che entrambi scelgono di andare da quella parte, vuol dire che c'è qualcosa lì, qualcosa che li attira in un qualche modo, e non si sa perché. Quindi vedremo se questo SCP di oggi, se è un SCP animato praticamente, andrà verso quella direzione oppure no. Questo non lo so, mi preoccupa un pochino, perché vuol dire che là c'è davvero qualcosa. C'è del sangue là però, hai visto? Sì, come ad ogni entrata delle celle purtroppo, c'è del sangue, perché poi io vengo qua a trovare le celle e sono sempre così più o meno, c'è sempre il sangue eccetera, poi a volte se ne aggiunge altro, tipo qui prima non mi pare ce ne fosse così tanto come adesso. Però... Ah, ma perché te sei già entrato a vedere qua fuori? Ovviamente. Ah, ok. Allora, questo mi pare che sia l'SCP-2521, che però questo SCP è molto particolare, perché in teoria ha il foglio, praticamente ti spiego cosa fa. Su questo SCP, se prendi qualsiasi tipo di nota, a parte tipo le note grafiche, tipo se fai un segno, praticamente questo SCP ti si impossessa, diciamo, del dispositivo che tu usi per prendere le note. Quindi diventa molto brutto e ti ammazza, ovviamente. Ah, ok, ma cos'è questa persona qua che c'è qua? Allora, questo dovrebbe essere un class D, che però... Non lo so, ma tu senti, sta facendo tipo uno strano verso. No, io non sento nulla. Vabbè, tu sei un po' rotto, secondo me. Però praticamente... ok, funziona, ok, perfetto. Questo class D non lo so perché sta qua, ma mi preoccupa leggermente. Class, perché non ha la solita divisa da class D. Anche questo è vero, sinceramente è tipo una persona, non lo so cosa che perché ci sia qua. Però, insomma, andiamo più avanti, vediamo un attimo come potrebbe continuare questa storia. Andando avanti, appunto, troviamo niente, praticamente. Cioè, nel senso, c'è un ash che non so esattamente cosa voglia dire. Con della cenere. No, è della cenere. E della cenere. Vabbè, tienila tu la cenere, che non so nemmeno a cosa possa servire, effettivamente, della cenere. Anche io, però vabbè. Vabbè, andiamo nella cella, effettivamente, adesso. Però io ho paura, sinceramente, perché questo qua... No, questo iniziano ad avere tanta paura. E io sto sentendo anche rumori particolari. Molto particolari. E io ho paura di entrare in questa cella, perché letteralmente non so cosa potrebbe esserci. Ci dovrebbe essere quell'SCP, ma sento altri rumori. Scusami un attimo. Oh, no, no. No, no. Porca Nick. Sì, via. Porca miseria. No, sei morto. No, Nick. Ma me ne ha portato tipo in quella dimensione là strana, quella della scorsa volta. Come? A te l'ha teletrasportato in quella dimensione lì? No, allora devo immediatamente andare. Però tu, mi raccomando, stai concentratoni, perché non mi sembri affatto concentrato. Mi raccomando. Ok, ma sono tipo impaurito, lo so, scusami. Lo so che sei impaurito, però concentrati meglio, concentrati e stai tranquillo. Io devo attraversare gli eyeball, mannaggia gli eyeball, quanto li odio con tutto il mio cuore, veramente. Che sono uno degli SCP più brutto che possa esistere sulla faccia della Terra. Andatevene via, stupidi, vi odio. Che nervoso che mi fanno venire sti qua, guarda. Veramente, non ne posso più di questi eyeball. E inoltre, questo qua, questo prototipo di me, mi ha ucciso. Non posso sopportarlo. Che pappole, guarda, per non dire qualcos'altro. Tu come stai andando in quella dimensione? Boh, la sto ancora esplorando di nuovo, ma c'è sempre la lava, come al solito è tutto scuro. Ok, quindi è la stessa dimensione che abbiamo visto nello scorso episodio, quella là degli incubi.
Nick, il class D tipo si è spostato vicino alla porta. È come se tipo volesse andare appunto a testare questa cosa, ma comunque non deve. Tanto ci siamo noi qua. Nel caso prendo la porta al gun e gli faccio vedere io. Ok, allora, il prototipo mi sembra anche scomparso, per fortuna. Non so nemmeno cosa ci stesse facendo in quella cella, sinceramente. Però qua abbiamo preso il nostro solito GPS, che praticamente ci conduce verso l'SCP 2521, che peraltro mi dice che è a 75 metri. Perfetto. Adesso ho preso anche il documento suo, quello là dove si prendono le note, in teoria dovrebbe essere, credo. E sto uscendo. Tu invece come stai andando in quella, in quella dimensione? Io ce la sto ancora esplorando, non vedo più gli old men della scorsa volta, perché sono più o meno nella stessa zona. Ma io sono impaurito perché non trovo più la strada di casa, cioè non trovo più nulla. Ho capito, comunque cerca di parlare bene, mannaggia te, davvero, Nick, scusami, mi sembri rincogliosfito. Cioè, forza, allora. Lo so, ma sono tutto impaurito. Sì, mamma mia, si sente proprio quando sei impaurito, guarda. Allora, io sto andando verso SCP 2521, 2521. Dovrebbe essere verso questa direzione. No, verso questa direzione. Scherzavo. Ok, sì, è giusto. Vedi, io lo sapevo. Sta andando. Tu, ovviamente, se succede qualcosa in quella dimensione, dimmi, aggiornami. Però, intanto, io vedo che sta andando verso quella. Insomma, verso il ponte. Perché so dal GPS che dovrebbe essere verso quella direzione lì. Infatti, si sta dirigendo là. Ora, vediamo per conferma se davvero va là e che cosa starà facendo. Però, in questo caso, ovviamente, io devo anche prenderlo con la portal gun. Quindi chiaramente, e portarlo poi peraltro nella cella. Quindi magari io prima vado nella cella dell'SCP, quello che mi serve per praticamente catturarlo. Quindi vado nella cella quella là, tipo questa qua che è arancione, tipo col deserto sopra. E poi dopo vado da lui. Intanto però tu cerca di uscire, cioè nel senso, se trovi il letto esci, non stare sì, là. Sì, l'ho trovato, ci sto cliccando sopra ma non esco, non mi fa uscire. Ma dai, Nick, come non ti fa uscire, per favore? No! Perché dovrebbe essere un'operazione a due questa, invece non ci sei, ti hanno catturato, cioè vabbè, ok, non è nemmeno colpa tua, però, cioè, che pizza, perché sei andato in quella dimensione, cioè non è normale, perché ti hanno trasportato lì? Non lo so perché mi hanno portato in quella dimensione là, ti giuro, comunque io qua ho visto un oldman e me la sto cercando di scappare. Ok, tu scappa, stai attento agli old men che possono essere molto cattivi. Poi peraltro ti possono portare nella loro dimensione, quella là super paurosa, quella con tutti i blocchi di ferro, tipo tutta grigia, piena di cose tremende, veramente orribili. Quindi stai... Cosa stai facendo? Cioè, cosa sta succedendo da te invece? Da me niente, io ho messo il portale praticamente per l'SCP e sto andando verso il ponte perché mi sembra che appunto l'SCP sia lì. Mi sta dicendo 150 metri di distanza in alto a sinistra, quindi mi sto avvicinando pian piano. Ed è buono, è assolutamente buono questa cosa. Certo, devo stare molto attento perché essendo io in uno, ovviamente, perché qua qualcuno non c'è, sto grande cattivone che ha deciso di non esserci, Nick, vero? Ma non è colpa mia, però, è quella che mi ha portato in quella dimensione là della scorsa volta. Tutti dicono così. Praticamente, però, io sto cercando di andare, di essere eroico, a differenza di Nick, che è stato teletrasportato in una dimensione terribile, quindi in effetti è alquanto più eroico di me. Ma non importa. Adesso forza, andiamo. Ok, a 28 blocchi da me, 28 metri veramente, quindi sono molto preoccupato. Non so che cosa aspettarmi, però ecco, lo vedo, è proprio lui. Praticamente ha questa forma qua e si sta anche avvicinando, quindi mi devo sbrigare a farlo. Però praticamente vedi che si bloccano tutti qua. E mi sembra anche strano che tipo... Aspetta, lo metto sotto. Oh, perfetto, perfetto, perfetto. Come faccio? Si toglie, come si toglie? Con la R si dovrebbe togliere, ok? Perfetto, oh. Ma l'hai catturato per caso? L'ho catturato, adesso vado immediatamente a vederlo nella sua cella. Praticamente era lì, praticamente, come al solito, come tutti gli altri SCP. Stava fermo, tipo in quella porta lì, in quella sorta di cavernina, in quella caverna molto strana. E quindi io adesso mi chiedo, ma scusami, ma perché tutti gli SCP si dirigono verso quella parte? Ma non è che ci sarà qualcosa? Vuol dire assolutamente che c'è qualcosa, ma c'è qualcosa di davvero strano, perché se questa cosa, praticamente ogni volta si avvicinano a questa appunto sorta di cavernina, vuol dire che dovrebbe esserci qualcosa che magari questi SCP stanno cercando e che tipo stanno tipo bramando, proprio vogliono che succeda tipo qualcosa lì, ma non so che cosa potrebbe essere. E questo fatto qua mi sta facendo impazzire, perché io voglio capire perché questi SCP stanno andando. Infatti io direi di iniziare tipo delle spedizioni di scientifiche, tipo, no, per capire
cosa, cos'è che gli spinge ad allontanarli là, insomma, ad a farli avvicinare veramente a quella sorta di robe. Di roba là, non mi ricordo nemmeno come si chiama. Come potremmo farlo a capire? Non ne ho idea, con l'aiuto di qualche scienziato magari. Sinceramente non sono esperto di queste cose, però vedo che comunque l'SCP 2521 è catturato all'interno di questa cella, che è pure grandissima, quindi perfetto. Anzi, giusto per sicurezza, praticamente prendo uno scaffale da qua e praticamente dovrei mettere lo stand, ma fa niente. Io direi di mettere tipo lo scaffale qua, tanto lui non mi sembra stia facendo niente. Ok, perfetto. E questa nota qua la lascio qua, tanto non ho preso note, quindi non si dovrebbe arrabbiare con me. Però stavo cercando di fuggire lo schifoso, non lo so, mi sembra un po' particolare come SCP, però spero... No, fuori, no, vai, ma è... Ok, perfetto. Ma era scappato? No, ma mi sono spaventato, Enigma, ma mi stava scappando però. Oh mio Dio, ma perché l'hai fatto scappare? Cioè, ho detto stava scappando. Esatto, quasi scappato. Non è scappato, una vita di quasi e una vita di mai. Quindi ricordati questa cosa. Adesso però io direi che io mi prendo un meritato riposo. Tu invece combatti l'Holman e attenzione al sedere. Ok, no, ma quanto attenzione al sedere? Che cos'è quella schifezza? Oh mio Dio, ammazziamolo! Sta volando lì vicino a quel pianeta molto pieno di verde. Però vedo che non è che si stia avvicinando, quindi va bene. Spero che non faccia niente. Scrivetemi nei commenti se conoscete che tipo di vespa dovrebbe essere quella, perché a me sembra tipo una vespa, sinceramente. Peraltro ho anche inserito in basso a destra i sottotitoli. I sottotitoli sono bellissimi, infatti potremmo utilizzarli tutti quanti. Mentre camminiamo per andare al pianeta di oggi, perché oggi dovremo catturare una creatura orribile dentro questo pianeta qua nuovo, voglio fare la domanda del giorno. Ti fa paura lo Shy Guy? Ok, questo è il pianeta di oggi, che praticamente è spawnato uno in più. È sempre simile allo scorso, no? Però praticamente vedo che si stanno un po' ripetendo, quindi è perfetto. Allora, praticamente metto il portale qua, così almeno appena possiamo tipo catturare il nuovo SCP di oggi, che peraltro ho trovato una cosa veramente stranissima, che è tipo un dungeon di SCP molto strano. E vediamo un attimo, praticamente appena catturiamo questi SCP, appunto, potremo utilizzare la portal gun per poterli mettere dentro, appunto. Adesso devo andare verso questa parte, mi pare. Beh, me lo auguro sinceramente, perché mi sto leggermente perdendo, ma mi pare che sia da questa parte, se non mi sbaglio. E sono molto spaventato, perché non so che cosa potremmo aspettarci da questo dungeon. Io l'ho solamente visto chiaramente, ma non so effettivamente che cosa possa contenere e che cosa no. Ok, mi pare che sia da questa parte. Questa dovrebbe essere un'altra cella. No, ok, questo è un pianeta in realtà. Invece dovrebbe essere da questa parte qua. Dietro questa montagna ci dovrebbe essere il nuovo dungeon. Io sinceramente non so proprio cosa aspettarmi. Sono proprio curioso di vedere appunto questo nuovo dungeon, ma allo stesso tempo ho anche paura di scoprire che cosa c'è dentro questo appunto dungeon, perché non si può mai sapere, potrebbe esserci una nuova creatura molto strana. Eccola qua. Praticamente io non sono andato a vedere dentro, però ho visto che c'era questa casa, mi sono avvicinato e ho visto tipo dei tipo degli ascensori. Ho capito subito che si trattasse di un dungeon. Infatti adesso andiamo sotto. Ah, ok, perfetto. Quindi si presenta così praticamente. Allora, qua abbiamo una porta nera molto grande, sinceramente mi fa molta paura. E una porta piccola e una porta media, diciamo. Ok, avviciniamoti a questa porta più bella. Ma avete sentito quella risata? Ma raga, ma c'era una ragazza che ha riso, tipo, io ho sentito bene perfettamente. No, allora qua bisogna aumentare il grado di contenimento, non possono stare in questi dungeon. Non so, allora, cosa... Allora, oh mio Dio, paura, ho paurissima. Ok, cerchiamo di star calmi, perché non possiamo sapere cosa c'è qua all'interno di questo mondo particolare. Questo dovrebbe essere un seed anche molto particolare, che fa spawnare entità molto strane e orribili. Però adesso... apriamo la prima porta. Io direi di andare andiamo da questa parte, forse è meglio, perché la prima porta è quella più semplice, mi pare. Allora, apriamo. Ah, che schifo, ci sono dei ragnoni. Che schifoni. No, però morite. No, dovete morire, devi morire, per favore, muori. Guardate che mi sembrano impossibili da distruggere. Ok, perfetto, questo è morto, ok. Mi raccomando, voi continuate però per favore a stare attenti ai sottotitoli e scrivetemi se vedete qualcosa di strano nei commenti. Mi raccomando, è fondamentale questa cosa. Adesso spero che questo qua non mi uccida, però prima lo devo uccidere io, perché devo disinfestare tutta la zona strana. Raga, è difficilissimo, perché questi ragni si avvicinano e sono potentissimi. Guardateli, cioè mi stanno praticamente ammazzando, però per fortuna erano solo due, quindi...
Meno male, veramente, meno male. Sono fortunato. Ok, perfetto. Adesso vediamo che cosa mi dà qua. Ok, perfetto. Questa è una spada ottima, ottima. Fa più della telekill, ovviamente non quella rotta. Cioè, questa qua è la telekill normale. Invece questa qua è una spada che però fa più danno. Dovremmo avere la telekill rotta, perché così saremo molto più protetti. Ok, andiamo nel prossimo, tipo, nella prossima stanza, nel prossimo dungeon. E non so cosa aspettarmi nemmeno qua, perché ho molta paura. Vediamo, Ok, ho piena vita, adesso entriamo. E chiudiamo immediatamente. Che schifoso! No, 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 no. Questo fa male, raga. Questo io ve lo dico fa male, io lo conosco. Questo qua dovrebbe essere l'SCP del drone. Ma fa malissimo, cioè, voi non avete idea del male che fa questo SCP. Cioè, fa malissimo. No, no, per favore. No, 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 per favore. No, mi ha ucciso, raga. E potrebbe essere uscito. No, 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 no. Dobbiamo ritornare immediatamente. Perfetto, ok. Sono arrivato, grazie al cielo. Adesso dobbiamo stare attenti perché potrebbe essere proprio qua davanti. Però tanto io la porto al gun. Non dovrebbe riuscire a farmi niente. Beh, me lo auguro almeno. Attenzione. Prendiamolo, prendiamolo. No, 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 no. Ho preso un blocco. Stupido sono stato. Non posso prenderlo. Ok, sì, l'ho preso. Ok, mamma mia, per fortuna. Ma come faccio ad ucciderlo però? Devo ucciderlo, se no... No, 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 no. Però vedo che non fa niente. Quindi, effettivamente, se ci pensate, potrebbe anche essere una buona idea. Cioè, tanto io qua cos'è che faccio praticamente? Lo prendo. No, lo prendo, ho detto. E lo metto qua dentro. Ok, perfetto. E adesso sapete cosa potrei fare? Potrei ucciderlo da dentro la stanza. Però ho paura che lui mi ammazzi di nuovo. Ma quanto lo detesto. No, 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 sei di nuovo arrabbiato. Sei di nuovo arrabbiato. Per favore. No, 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 no. E niente, mi ha ucciso di nuovo, mannaggia lui. Non sta morendo, perché non sta morendo? Raga, per favore. Ma muore, ma perché? Non riesco nemmeno a prenderlo. No. No, 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 nel caso scappo. Ok, però vedo... perfettamente. Allora, adesso sapete cosa mi faccio? Adesso vorrei craftarmi un attimo tipo una slab, no? Perché facendo così praticamente io posso fare tipo un muretto piccolo piccolo. E così lui non può praticamente scappare. Via! Ok, perfetto. Ma l'ho ammazzato, raga? L'ho ammazzato! Sì! Ok, perfetto, perfetto, perfettissimo! Vai così! Che bello! Per fortuna, grazie al cielo, mamma mia, raga! Mi stavo morendo dalla paura. Adesso riprendiamoci la crafting table perché è fondamentale. No, però, veramente, cioè, che paura! Ok, però adesso non cantiamo vittoria, per favore, perché scusatemi, io ho appena ammazzato il coso qua. Però adesso qua dentro che cos'è che ci aspetta? Chiudiamo questa cosa prima che sia troppo tardi. E sinceramente, ok, usiamo la portal gun, ho un'idea. Usiamo la portal gun, così nel caso sia un qualcosa di pericoloso la blocchiamo immediatamente. Ok, pronti? 3, 2, 1, via. Ok, mi sembra una persona. Ma questa, raga, avete capito chi è questa qua? Ma questa è Mirabel. Cioè, questa qua è quella del film Disney. Del film Disney Encanto, tipo. Ok, guardate. Gli ho messo il portale, ma non mi sembra... Cioè, mi sembra aggressiva a volte, non sempre. Però è entrata! Raga, cioè, sono un genio. Cioè, chiamatemi genio, ma sono un genio. Io veramente... Mamma mia, quanto sono intelligente. Cioè, questa qua è stata la cosa più semplice. Mirabel è stata la più semplice perché l'ho intrappolata. Ma se l'avessi affrontata, probabilmente sarei morto. Infatti, per fortuna che ho avuto l'idea di mettere il portale lì dentro. Adesso, la spada... No, vabbè, ma sei serio? Cioè, io mi sono appena accorto di una cosa, ragazzi. Ma mi hanno dato la spada di telekill. Ma seriamente? Cioè... Ma... Ok, io non ho parole, cioè, veramente... Adesso vado a vedere un attimo se è veramente lì dentro Mirabel oppure no. Raga, io stavo sentendo una musichetta. Cioè, mi sono sconvolto, sono appena entrato qua dentro, ho sentito tipo una musichetta, non so se ve l'ho fatto sentire, ma io mi sono zittito un attimo perché seriamente sentivo una musichetta inquietante, ma non ho capito se veniva dal mio PC o cosa. Non sto capendo sta cosa qua. Allora, praticamente lei per fortuna è qua dentro, Mirabel. E allora, prima di tutto togliamo immediatamente il portale. Ok, perfetto. Così almeno non ha nessuna possibilità di uscire. Scrivetemi se volete vedere altri di questi Seed maledetti. Io mi sto veramente spaventando per tutte queste persone qua strane. Non mi immaginavo minimamente che su Minecraft ci fossero queste bestie di Satana.